parli dell'assenza di una grande presenza, cioè la scuola. Indubbiamente l'assenza della scuola ha portato dei vantaggi, cioè ritmi più lenti, maggior tempo da dedicare a se stessi, la possibilità di fare dei pasti regolari e di avere un tempo maggiore per coltivare le relazioni familiari. Su questo siamo un po' disabituati ad avere tanta vicinanza fisica e psicologica e anche emotiva per un tempo così prolungato, e non sempre è facile gestirla. Tuttavia, l'assenza della scuola si fa sentire, generando sentimenti di smarrimento importanti, ma cerchiamo di capire perché. La scuola è un'istituzione, è un'occasione di apprendimento, di istruzione individuale, però è qualcosa di più anche, è qualcosa di più profondo che ha le sue radici nella profondità della propria personalità. Infatti è nella scuola che voi passate gran parte del tempo ed è lì che farete le esperienze più significative per la vostra crescita, anche all'esterno, però la scuola è una buona fetta del vostro tempo e delle vostre esperienze. Quindi il vostro bagaglio personale sarà composto da tutte le relazioni significative nel vostro percorso di studi. Ci saranno le relazioni amicali più significative, quelle positive, dove avete maggiormente condiviso a livello affettivo ed emotivo, anche quelle conflittuali, dove lo scontro con dei compagni avrà dato modo a voi e a loro di crescere, di avere una crescita individuale. E poi anche le relazioni con i docenti, quelle con i docenti più disponibili che vi hanno insegnato ad ascoltare, ad accogliere, ma anche quelle con i docenti più rigorosi, più severi, che però vi hanno permesso di avere quel confronto con il mondo adulto del domani, che incontrerete domani. La scuola è ritmo, quotidianità, è un punto di riferimento, è un binario dove siete inseriti. Quindi in un certo senso c'è un contenimento e l'assenza di questo crea smarrimento. Tuttavia la scuola non è, anche se parliamo della scuola dell'obbligo, non è rigidità, è un binario, quindi è un faro che vi indica, la vostra posizione o comunque vi orienta verso il vostro percorso in un momento di confusione, in un mare di nebbia. Quindi in merito a questo potete immaginare che in questi giorni di assenza il sentimento prevalente è quello proprio di smarrimento. In questi giorni il nostro pensiero va principalmente a quei ragazzi che vivono contesti familiari difficili, dove a volte il tema centrale è quello della violenza e dove non c'è possibilità di pensare positivamente ad un futuro, ad una progettualità. Quindi in questo caso l'assenza della scuola diventa ancora più drammatica e ha un peso maggiore. Cosa si può fare in questi giorni di attesa dove si è distanti? Si può pensare anche al gruppo classe che nonostante sia un gruppo non scelto, in un certo senso la classe è un gruppo che si costituisce senza una volontà. Ci si ritrova nel gruppo classe, tuttavia assume un'identità gruppale fondamentale e questa identità contribuisce alla costruzione della personalità di ogni singolo individuo del gruppo. Quindi l'assenza di una struttura così importante genera maggiormente confusione. In questo tempo di attesa, in questa bolla temporale di sospensione, possiamo riflettere sull'assenza, su questa grande assenza e comprendere il valore di quello che è la scuola, anche di tutti quegli aspetti che siamo soliti dar per scontati oppure non vedere proprio, ma anche riflettere sulle criticità, perché ce ne sono tante nella scuola, ma possiamo utilizzare questo tempo per pensare a delle soluzioni costruttive, per attivarci per migliorarci quando si tornerà tra i banchi di scuola. Inoltre volevo porre la riflessione sulla possibilità di far tesoro di questa esperienza della distanza, adesso forzata e dettata dalla paura del contagio, per trasformarla in qualcosa di positivo che possa aiutare a valorizzare il rispetto dell'altro e il rispetto anche degli spazi condivisi. Potete commentare questo video, cliccare mi piace oppure farci sapere che cosa ne pensate.